Molti avranno sentito parlare di cover letter, ovvero della lettera di presentazione in inglese. Questo è lo strumento che ti permette di presentarsi al potenziale datore di lavoro ed esporre i motivi della propria idoneità per la posizione richiesta nell'annuncio per il quale ci si è candidati. Ma prima di parlare di come scriverla e di alcuni consigli utili, sigla! Perché è necessaria la cover letter? La lettera di presentazione in inglese o cover letter è necessaria per l'ottenimento di un lavoro, specialmente se viene integrata ad un buon curriculum vitae. Sembra un dettaglio superfluo, ma non lo è. E ti assicuro che è quasi più utile del curriculum stesso, che spesso non viene nemmeno letto. E ciò ti permetterà quindi di giocarti una carta utile per entrare facilmente nel mondo lavorativo di tuo interesse. Nella lettera di presentazione in inglese deve essere esplicitamente spiegato il motivo per il quale ci si sente idonei per candidarsi a una determinata posizione. E si deve inoltre essere capaci di mostrare il proprio interesse ad intraprendere quel ruolo lavorativo. Ovviamente metti in evidenza i tuoi punti di forza che credi ti contraddistinguano in mezzo alle centinaia di candidature. Oh, scusate, mi hanno fatto una lavanda gastrica e non sono ancora a posto. E ricorda, sei tu la persona che stanno cercando e non gli altri. Se riesci a fare quello che ti ho detto, ti assicuro che sei già a metà dell'opera. Ma c'è uno schema su cui basarsi per scrivere correttamente una lettera di presentazione in inglese? La risposta è ovviamente no. La lettera di presentazione è molto personale e non esistono regole assolute su come scriverla. Ovviamente deve essere scritta correttamente in inglese, rispettando la punteggiatura e mantenendo uno standard quantomeno formale che metta in risalto le proprie competenze. I criteri di valutazione sono sempre a discrezione dell'azienda che ricerca il personale e variano in base al ruolo per il quale ci si sta candidando. La lettera di presentazione, così come il curriculum vitae, va modificata di volta in volta per renderla sempre più adatta al ruolo descritto nell'annuncio dell'azienda. La cover letter è considerata davvero fondamentale da alcune aziende, quindi bisogna fare attenzione a come la si scrive e cosa si vorrebbe comunicare. Ma come scrivere una lettera di presentazione in inglese, quindi? Scrivere una lettera di presentazione, come ti dicevo, è molto molto personale. In grandi linee, però, ti spiego come scriverla sulla base di una struttura logica universalmente riconosciuta. In primis, la lettera di presentazione in inglese è composta da 6 parti diverse. L'intestazione, ovvero la data ed i contatti, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzi email. Riferimenti ed oggetto della lettera, in pratica la posizione per la quale ti stai candidando, ad esempio chef, waiter, cleaner, eccetera, eccetera, eccetera. Formula di apertura, nella quale dovrai presentarti ed evidenziare la tua predisposizione al lavoro. Poi c'è il corpo della lettera. Prima si inserisce come si è venuti a conoscenza della posizione lavorativa, è importante. Poi si riassume tutta la propria esperienza lavorativa pregressa, in poche righe, mi raccomando, evidenziando i successi passati ed accentuando gli aspetti rilevanti del proprio curriculum vitae. Abilità. Dovrai evidenziare le competenze necessarie aggiuntive, come per esempio i linguaggi di programmazione o delle certificazioni particolari se ti stai candidando a qualche specifica posizione professionale. Qui bisogna marcare i propri punti di forza e le motivazioni per essere il candidato giusto. Aggiungi infine che sei disponibile per i colloqui ed ulteriori informazioni. Scrivere la lettera di presentazione in inglese può sembrare semplice, ed invece ci sono regole ed accorgimenti di cui uno deve tener conto con estrema attenzione. Per esempio, posizione il mittente in alto a sinistra della pagina, la data aggiornata sempre ed il destinatario subito sotto a destra. Non scrivere un testo troppo lungo, massimo una pagina. Usa un linguaggio chiaro e diretto e anche senza errori. Ma soprattutto non mentire. Un gioco da ragazzi? Non esattamente. Se vivi nel mondo londinese da un po', saprai bene che molte aziende cercano anche precisione nei dettagli. Se non sei sicuro di te o sei alle prime armi con la lingua inglese, ti consiglio di affidarti ad esperti che sapranno sicuramente rendere il tuo curriculum vitae e la tua cover letter appetibili per il mercato del lavoro, essendo tradotti in modo corretto, professionale e dinamico. Ricorda! La tua assunzione è vicina. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Se vuoi inoltre essere aggiornato sui prossimi video, attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se mi stai guardando su YouTube, oppure se lo stai facendo da Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi.
Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!